E anche se la telecamera non era ben sistemata, ancora una volta ho fatto partire la registrazione nel momento in cui la sigla del gioco stava partendo. Ciao a tutti ragazzi, oggi ne abbiamo di questo fischio e oggi siamo andati su Pokémon Y. L'ultima volta avevamo attraversato il percorso 13 dove si trovava la centrale elettrica di Luminovoli, mi stavo dimenticando il nome, dove ci eravamo recati laggiù perché ci avevano detto che sembrava esserci stato un blackout. Lungo la strada avevamo incontrato una stupidissima recluta di Flea, perché dico stupida perché poi ci aveva detto chiaramente come trovare il pass per entrare nella centrale che aveva perso qualche secondo prima, quindi stupida per questo. Quindi avete capito bene che la centrale è stata invasa dai membri del Team Flare che stavano assorbendo l'elettricità della centrale, la stavano deviando per chissà quali loschi scopi. Non sappiamo quali, un giorno li scopriremo. Sappiate che siamo riusciti a batterli tutti quanti, ma eravamo arrivati troppo tardi perché avevamo preso già tutta la loro l'energia che gli serviva. Poi eravamo tornati a Luminopoli perché essendo ritornata a funzionare, essendo ritornata la corrente, potevamo ovviamente dirigerci alla torre di Luminopoli che abbiamo assistito al suo riaccendersi. E poi ci siamo entrati dentro perché niente proprio di meno anche che la sede del capopalestra della palestra di Luminopoli. Lì abbiamo affrontato Lem, il capopalestra di Luminopoli, che ha una sorellina Clem, e abbiamo ottenuto da lui la medaglia a voltaggio. Alla fine ragazzi siamo, prima di lasciare Luminopoli, dirigerci al percorso 14 dove poi ci siamo rincontrati con il nostro team di amici, siamo un attimo passati al caffè Ligio, che è tipo un caffè che si riconosce subito perché è di colore rosso l'edificio, dove c'erano ad aspettarci il professor Platan e per appunto Ligio, che stavano i due stavano parlando della mega evoluzione. E il professor Prata ha detto opportuno chiamarci un attimo lì perché sembrava che Elisio dovesse parlarci di una cosa lì, perché tra l'altro si è scoperto che pare che tipo un suo antenato fosse il fratello di Uge, ma sono solamente voce, non si sa molto di questo. Non sto qui a riassumervi tutto il suo discorsone, che vabbè, gira sempre sulle robe della bellezza e robe del genere. Sappiate che alla fine del discorsone il signor Elisio ci ha dato una pietra del re, che tra l'altro non sono neanche andato a vedere cosa fosse effettivamente. Andiamo a vedere se lo trovo qui negli oggetti e degli strumenti, ma non mi ricordo bene cosa. Eccolo, ho trovato una roccia di re. Bella, non avevo visto la forma di corona. Strumento da dare a un Pokémon, se chi lo usa racca danni può far tentennare il nemico. Figo, quindi è uno strumento che si può dare a Pokémon, capito? Quindi ci aveva dato questo oggetto qui. Alla fine dello scorso episodio siamo giunti per finire al percorso 14. Ho detto lo stesso concetto due volte alla fine per finire, ma va bene. Ci siamo confrontati per l'ennesima volta con Kalem. Ovviamente ho vinto io, e ancora una volta ho vinto io nella gara al Pokédex di trovato. Pensavo che avesse vinto lui questa volta, che vincesse lui questa volta, e invece ho vinto ancora una volta io, nonostante avessimo catturato solo 7 Pokémon in tutta la Kalos Montana. Oh beh, in ogni caso ragazzi sappiate che forse oggi il numero di Pokémon catturati aumenterà un pochino, perché siamo nel percorso 14 e qui ci sono un bel po' di Pokémon. Avevo letto sulla guida la scorsa volta che i Pokémon in questo percorso sono circa una dozzina, però alcuni si trovano in acqua. L'ultima volta avevamo catturati ben 3, ovvero un Quagsire, un Kagablast e un Shellder, quindi la coppietta di due Pokémon che non si sa perché si evolvono quando si toccano, le abbiamo trovati. Poi abbiamo trovato anche un Whipple, ricordo, insomma, un po' ne abbiamo catturati. Sappiate che lungo questo percorso si trova la casa stregata, la casa infestata, dove ci siamo dati appuntamento per l'ennesima volta con i nostri amici, perché abbiamo intenzione di scoprire se è una casa infestata o meno. Ovviamente non è che ci sono veramente fantasmi veri e propri. Sappiate che è casa infestata in un gioco di Pokémon uguale dungeon con poco rispetto, tutto spiano. Quindi sarà bellissimo, perché io che voglio catturare i Pokémon ma che non ho abilità che permette di fare danni ai Pokémon tipo aspetto con le mosse di tipo normale. Va bene, per questa volta passeremo i Pokémon tipo specchio, che due palle però.
Un'ultima cosa da dire, le statistiche non sono dei miei Pokémon, della mia squadra, non sono cambiate rispetto allo scorso episodio, perché ieri sera non sono andato in giro a catturare Pokémon e quindi non ho fatto nessuno scontro e quindi non sono per concludere salita di livello. Dunque, le statistiche sono rimaste identiche la scorsa volta, ma oggi ho intenzione di registrare solo due episodi perché poi ho intenzione perché ho intenzione di lasciare un po' di batteria nel Nintendo per poi andare subito a caccia di Pokémon, così come finisco di registrare gli episodi. Quindi per voi non cambia mai un cordo, perché voi vedete sempre due episodi alla giornata, cambia per me perché non dovrò subito mettere in carica il Nintendo una volta finito di registrare, perché ripeto, quando registro quattro episodi è chiaro che rischia di essere rosso quando finisco, perché 2 ore è effettivamente la durata della batteria, mentre quando faccio solo un'oretta c'è ancora un po' di batteria per giocare, per conto mio. Che detto questo, direi che possiamo incastrarci e poi beccarci subito lo scontro con Poco Ranger. Cioè, e volevo andargli davanti io, si è voltato prima lui. Nell'avete bisogna provare anche il senso di sconfitta. Te lo farò capire con questa lotta. Mi sa che la proverai tu il senso della sconfitta. Lo proverai tu, mi sa. Signor Saul. E c'hanno tutti un solo Pokémon. Un po' mi fa tristezza quando vedo solo un Pokémon. Pronto, credi già? Questo qui è un drago. Non fatevi ingannare dall'aspetto. È un drago. Tra l'altro è livello 38. Dobbiamo tenere conto di... Il livello dei nemici comincia a salire in modo significativo, perché più il livello è alto per me più è significativo. In ogni caso il nostro Greninja però dobbiamo ricordarci che sta per salire a livello 60, quindi hey! Forse sarà la tua forza a far capire qualcosa a me, eh già. Vedi tutti, sti allenatori stupidi pretendono di poter vincere contro un'allenatrice con solo un Pokémon, ma... scusami un attimo. Oh, questa è una sensitiva. Sapevo che ci saremmo incontrate sin dalla mia vita precedente. Sapevo che ci saremmo incontrate sin dalla mia vita precedente. E ha scritto nel destino. Ok. Ragazza strana. È una streghetta, non è una sensitiva, è una streghetta, capito? Inquietante. Questo percorso è inquietante a tutto spiano, e quindi anche nella casa stregata, casa infestata, ci incontreremo. Forse allenatori e Pokémon Spettro inquietanti a tutto spiano. In ogni caso, la Litwick di questa ragazza è andato a quel paese. Come si chiama? Tra l'altro, non ho letto il suo nome. Sono stupida. Oppure l'ho letto il nome. Ilaria, ok, Ilaria. Il prossimo è Hunter. Parlando di Pokémon Spettro, ecco che arriva Hunter. E mi sono dimenticata di curare Dabley di tutto questo. Cioè, non l'ho curata né alla fine dello scorso episodio, né alla fine dello scorso episodio, né adesso. Vabbè. Vediamo un po', Hunter è proprio uno dei classicissimi Pokémon di tipo spettro perché è di prima generazione. E noi andiamo di Fruttivombra. Perché è tipo spettro forte contro spettro. Bravissima, Dabblade. Non ti smentisci mai quando non troviamo nemici super forti contro di te, Sidded. E per sconfitti l'aria. Ho perso? Chi è che ha cambiato il corso del destino? Non guardare me. Ok, adesso vediamo un attimo di curare qui la povera tablet, perché mi ero dimenticato del fatto che non aveva tutti gli MP a posto. Quindi due super pozioni. Dai, che ne ho parlate di super pozioni. Non so se avete notato, ma va bene. Ok, pronti? Dice qualcos'altro questa? Va bene, accetterò la mia nuova sorte. Va bene. La tua nuova sorte è aver perso contro di me. Vediamo Pokémon nuovo, ti prego Pokémon nuovo, ti prego Pokémon... È un Quagsire. Ho già catturato uno di questi musoni, musone non perché tipo è triste, ma perché c'ha proprio il muso lungo. Non me ne serve un altro, ho già catturato un musone, quindi va di extra senso. Madonna, l'extra senso c'ha una potenza d'attacco forte, altissima, perché la baga vita che scende così velocemente è segno che la mossa era fortissima. Ok, vediamo qui se incontro qualcun altro di nuovo. Incontriamo gente anche nel fango, quindi perché esito a spostarmi dal cespuglio. Oh, qualcuno di nuovo, uno Scorpi. Questo è carino.
Sì, probabilmente se ti tocca per sbaglio con gli aculei che ha sulla testa o sulla coda, probabilmente ti ammazza sul colpo. Però, perché è ipervelenoso. Però dai, è carino. Il scorpione è molto carino. Non mi ricordo di che generazione è, però è carino. Verodenti non ha effetto. Attenzione, scopriamo che anche il tipo veleno non ha effetto sugli spettri. Ma ora che ci penso, vado a vedere se l'ultima evoluzione di Dabred c'ha l'abilità che ti permette di attaccare i Pokémon tipo spettro con le mosse di tipo normale. Perché avevamo letto qualcosa al riguardo in un cartello di consigli utili all'inizio del percorso 14. Tuttavia non mi ricordo come si chiama. Ricordo che si chiama tipo null qualcosa l'abilità, ma non mi ricordo bene il nome, quindi vado a cercare direttamente l'ultima evoluzione di Dabled, così nel caso in cui abbia quell'abilità, quando evolverò finalmente Dabled in un Edgiglass, si chiama l'ultima forma di Dabled, boh. In ogni caso, quando evolverà nella sua ultima forma Dabled, quasi se ha quell'abilità lì, ritorno quando ce l'ho finalmente nella sua ultima forma. No, vedo che non ce l'ha. Non ce l'ha. Non ha quell'abilità lì, peccato. Intanto qui il numero 15 della Kalos Montana è Scorpi, Pokémon Scorpione di tipo veleno e coleottero. Vediamo recuperare qui il numero 18, sì, come al solito. Qui alla guida per leggere le informazioni che ci sarebbero state in Pokémon X. È il numero 15, non 18, scusate. Si seppellisce nella sabbia e tende a guardare le prede, poi inietta loro il veleno dagli artigli della coda. Sabbia? Hai sbagliato dungeon o percorso, qui non c'è sabbia. A meno che, penso però che ci sia sabbia anche nei fiumi, quindi ritiro tutto. Afferra le prede con gli artigli della coda e non si allontana finché il veleno che inietta non agisce. Capito? Quindi aspetti che il tizio muoia per il veleno. E poi mangi. Che Pokémon infami. Sempre quella nota crudele ne. Allora. In teoria qui si può pescare. E si può anche usare surf. Mi è partito un copritosso che ha bastonato Quagsire. E noi lo facciamo fuori subito con Exasenso. Oh, adesso salirà di livello 60, quindi già cavoli, gli manca neanche un dito, neanche un millimetro per raggiungere il livello 60. Oh, ecco fatto, numero tondo, che a noi piacciono i numeri tondi. In ogni caso, vorrebbe imparare idropompa. Vediamo, facciamo dimenticare. Siccome ho insegnato a Lucario Spaccaroccia, vediamo di farla dimenticare al signor Granigia. Il bersaglio travolto da un potente getto d'acqua ha spruzzato tantissima pressione. Ti ha fatto dimenticare Spaccaroccia. Che l'aveva imparata, ricordo tutti, l'aveva imparata tramite MT. Però questa volta mi ha permesso di farla dimenticare. Non capisco bene quindi quanto tempo bisogna aspettare quanto tempo bisogna aspettare per insegnare una mossa a qualcun altro. Cioè, tipo, perché io volevo insegnare, ricordo una volta, furto a qualcuno. Perché per via della storia del miele, perché sì, poi ci sono anche i Pokémon che appaiono solo in gruppo, ricordo tutti, e quindi volevo insegnare la mossa furto a tipo Talonflame. Perché posso imparare la Greninja, Talonflame e Pidgeot, ma siccome Pidgeot sarà la prossima, ricordo tutti, che lascerà il posto a qualcuno. Io stavo pensando di insegnarla al posto di volo, che però è una mossa che hanno insegnato tramite macchina tecnica. Quindi ecco, vediamo la mossa presa tramite MN, noi per fargliela dimenticare ora. Quindi non possiamo farle dimenticare la mossa volo. In compenso potrei farle dimenticare la mossa acrobazia, ma mi dispiace acrobazia, perché acrobazia, vedete, fa potenza è tantissima, però
Vedo che il volo fa molti più danni. E va bene, sapete che vi dico? Facciamo dimenticare acrobazia a Talonflame. E risolviamo la storia così. Ecco, adesso sì che possiamo fare facciamo la mossa ruba sui Pokémon selvatici, siamo strumenti, perché alla fine è la mossa ruba, cioè. Pronti? E qui c'è il posto infestato da Quagsire. Lì c'è un Pokémon Ranger che voglio sfidare, perché sì. Ah, è una Quagsire, scusate. Tutte le volte devo sempre aspettare che appaia la baga vita per capire il sesso. Livello 51 per Talonflame. Eccolo qua, volevo affrontare questo così. Lo facciamo fuori così, non mi rompo più le scatole quando torno indietro. Se ci si immerge nella natura, si possono comprare dei sentimenti dei Pokémon. Come non succede questa cosa? Cioè, non sono brava a fare queste cose. Questo Bonifacio ha tre Pokémon, incredibile. E il primo è un Pokémon con la girandola tipo sulla pancia, che non mi ricordo come si chiama questo Pokémon. Ah, Poliwhirl, c'è scritto là in alto, se no. Tra Greninja e Giardino, ho letto quello che c'era scritto, però ok. Io faccio tutti, io extrasenso tutti. Vai, ho avuto esperienza gratis quasi. Frax, che è l'evoluzione di Axew. Io direi di Charizard, anche se è una mossa di tipo drago, giusto perché drago contro drago facciamo, dai, che figo. Eccolo qua, Frax. Vai, lancia fiamme. Rispetto che sia. Ecco, è un po' di sfida qui ogni tanto, dai. Diago danza per Fracture ed aumenta tantissimo il suo attacco e la sua velocità. Vai, finisci lo Charizard. I Diaghi sono molto resistenti, quindi me lo aspettavo che non sarebbe andato giù con un colpo. Se avesse avuto ancora una mossa, se avesse avuto la mossa di tipo drago, però sarebbe finito. Loudred, non mi ricordo di che tipo è, quindi sul dubbio metto Greninja. Ah, Loudred era il Pokémon, era quello che. Quello, i Pokémon dei suoni. Ecco chi era, non me lo ricordavo, vabbè. PG8 sarà livello 53 e abbiamo sconfitto Bonifacio. Che forza! Tu sì che capisci bene i sentimenti dei Pokémon. Grazie. Ok, là vedo che c'è una streghetta. Quando guardo gli stagni mi viene subito in mente il veleno. Ah, scusa, ho detto una sciocchezza. Ti regalo questa per farmi perdonare. Va bene. La MT che contiene tossina, grazie. Giusto parlando di veleno, no? La mossa tossina usata dai Pokémon di tipo veleno va sempre a segno. E i danni da avvelenamento che infligge aumentano con il passare del tempo. Sembra utile, ma anche crudele. Non la insegnerò. Qui prendiamo la Pokéball. Trovato una roccia umida. Tutti strumenti a dare ai Pokémon questi. Sapete, stavo pensando una cosa, mi è venuto in mente che prima avevamo letto, no, parlando di oggetti da dare, no? Qui c'è ancora Talonflame e Dabraid che non hanno nessun oggetto con sé. Stavo pensando, ma visto che la roccia di Ray, prima abbiamo letto che può far tentennare il nemico, se io provo a darlo, tipo che ne so, o a Talonflame o a Dabraid, cioè in teoria siamo forti. Cioè, perché qui c'è scritto che è uno strumento, cioè, rileggiamo, uno strumento che, parlando di strumenti a dare, mi è tornato in mente che questa roccia qui, se c'era qualche Pokémon, quel Pokémon, quando attacca, può far tentennare i nemici. Quindi mi è dovuto questo flash, ma perché cacchio non l'ho data a qualcuno?
strautile. Quindi perché non l'ho data a qualcuno? Perché sono stupido. Quindi è andata a Tablade. Così perlomeno, siccome lei, se incontri un nemico o è super forte o super debole con lei, almeno vediamo di prendere. Vediamo di darle una cosa che riesca a un po' ripareggiare i conti con quelli super forti con lei. Da questa parte, c'è Shana. Ah, per la casa sfegata, giusto, è vero che dobbiamo andare alla casa sfegata. Speravo di visitarla entro questo episodio. Quindi questa sarebbe la famosa casa sfegata. Beh, che si fa? Entriamo? Cosa? Entrare? Ma detto sul serio? Come ho detto di cosa? Beh, visto che Karen se n'è andato per passare più tempo con i suoi Pokémon, sì, è vero che Karen non voleva venire. Andremo da sola a scoprire cosa c'è di vero dietro le storie che si raccontano. Pokémon Spettro, sicuramente. Giusto! Coraggio, ragazzi! Ed entriamo tutti nella casa che sembra piccola, ma in realtà quando entri è gigante. Ascoltate, e chi è questo? Salve. Tanti anni fa, in una fredda notte di tempesta, mi persi nel bosco. Scorsi questa casa ad entrare per ripararmi. Tutte le luci erano spente. È il momento della storia dell'orrore. Tutte le luci erano spente. Con il cuore in gola, guardai in ogni stanza, ma la casa era deserta. Allora andai in cucina, aprì il frigorifero. La sua debole luce rischiarò la stanza e mi accorsi che c'era un uomo annicchiato in un angolo. Mi avvicinai e cercai di spiegargli che mi ero perso e avevo bisogno di un rifugio per la notte. All'improvviso l'uomo si mise a gridare: No, indietro! Vai via da me! Sorpreso e spaventato, esclamai: Ho bisogno di aiuto! La prego, mi aiuti! Non diceva a te, ribatté l'uomo. Lo guardai fisso negli occhi, senza sapere cosa dire. Riprese: Eh? Non li vedi? Sono dietro di te! Tutti quegli uomini senza volto! Fine. Bene, ragazzi, credo che questa storia vi terrà svegli per un bel pezzo. Credete di darmi una piccola mancia? Se non lo farete, potrebbe anche succedervi qualcosa di spaventoso. Che? Vuoi farci pagare? Ehi, le case stregate di Nuova Park non sono mica gratis. Amazon. Va bene. Va bene, dai. Ti do la mancia solamente perché ho soldini, dai. 100 monete, va bene. Tutto sto casino. E alla fine questa casa non è stregata, è solamente una casa del Luna Park. Capito? E questo qui, giustamente, questa racconta questa storiella ogni qualvolta che passa qualcuno racconta questa storiella, ok? Forza, andiamocene. Eh? È già finita? Io non stavo nemmeno ascoltando. Questa storia non ha l'aria di essere molto credibile. Perfetto, siamo. Abbiamo fatto una bella sosta, ragazzi. Beh, non è proprio una casa stregata, ma uno spavento ce lo siamo presi lo stesso. Shana, tu volevi andare in campeggio, no? Diciamo che l'abbiamo fatto. In fondo in campeggio si raccontano storie spaventose. Sentite, io ne ho abbastanza di case stregate e storie paurose. E devo esercitarmi ancora con il mio corpo di ballo. Ci si vede? Ciao. E adesso che si fa? Andiamo a Romantopoli? Alla prossima, Giada. Non vedo l'ora di confrontare ancora i nostri Pokédex. Dice qualcos'altro, Shana? Non dice nient'altro come al solito. Provo niente un attimo per vedere se quel tizio ci può permettere qualcosa da. Ci. Fa qualcosa. Vediamo un po'. Non dice. Vediamo se dice qualcos'altro. Ogni tanto è meglio lasciare alcune verità avvolte nel mistero. Chissà. Ok, non dice nient'altro. E giustamente silenzio. C'è silenzio. Assolutamente silenzio. Diamo un'occhiata alla mappa. Qui siamo sicuri di non essere dentro una casa finta. Ah, quello che mi ricordavo io era l'albergo di Occato, quello Piozepo di Pokémon Spettro. Ah, però sta nel percorso 15. Oh, beh, allora i Pokémon Spettro ce li cuccheremo la prossima volta. Qui siamo qui, alla fine del percorso c'è già Romantopoli. E beh, dai, penso che. E qui c'è anche. Qui da Romantopoli c'è la fabbrica di Pokéball. Faccio vedere la mappa qui in basso. Qua. Qui c'è la faccetta, qui c'è Romantopoli e questa è la fabbrica di Pokéball. Poi
Poi nel percorso 15 c'è l'albergo di Roccato. E qui vedo che cosa c'è? Una caverna gelata. Ah sì, me la ricordo. Poi si passa nella zona in cui ci stanno i Pokémon di tipo ghiaccio. E poi dopo qui in basso, questa qui, già ve lo dico, è la Lega Pokémon. Questa qua che sto indicando. E guarda caso, si trova proprio fianco a Novartopoli. Quindi vicinissima a Borgo Bozzetto. Questo posto che è? Okay, non sto a leggere perché è roba secondaria che un giorno vedete. Qui posso interagire. Gli oggetti sono sistemati all'interno del mobile. Perfetto ordine. Eccoci a una nuova avventura di Pokenger, il paladino dell'abilità. Uffa, che palle. Adesso in 3 secondi. Adesso leggeremo 100.000 righe della cosa della televisione. Ho per sbaglio interagito una volta. Alla TV di un centro Pokémon e magari però sono anche interessanti. Lì avevo saltato tutto quella volta. Forse vediamo un po'. Proviamo ad interagire più spesso con questa. Non l'ho mai fatto, ma da adesso in poi proverò ad interagire con tutte le TV che ci incontriamo lungo in tutti i centri Pokémon. Vediamo se ogni volta dico qualcosa di interessante e di diverso. Episodio 13: L'eleganza di Miss Intrapasso. Eccoti qui, criminale! Non oserai abilità a servizio del male! Hai fatto la rima. Il mio nome è Messo Intrapasso! Nessuno è più agile di me! Intrapasso mi permette di attaccare i nemici ignorando gli effetti protettivi di schermo luce! E anche di riflesso, salvaguardia, nebbia e sostituto! Scusa, ero distratto così detto? Ehi! Cosa? Mi hai ignorato! Tu hai ignorato me? Nonostante Messo Intrapasso abbia descritto i suoi poteri dettagliatamente, Pokenger non ha ascoltato una parola. Poverina, un'altra vittoria per Pokenger. Non arrenderti mai, Pokenger. Lotta per noi, ma ascolta quando la gente ti parla. Continua nel prossimo episodio. Vuoi continuare a guardare la TV? Vabbè, dai, continuiamo. Ciao, mi chiamo Gisella e sono una giovane speranza alle prime armi. Nella bossa oggi ho niente di meno che un Destin comune. Si tratta di uno strumento veramente tenero. Se lo date a un Pokémon e questo rimane infatuato, può contagiare a sua volta il nemico. Vorrei davvero poterlo usare anch'io. Potrei fidanzarmi con l'allenatore dei miei sogni. Ah, però potrebbe anche essere lui a fare la prima mossa. Allora basterà usare raggiro e scambiare gli strumenti. Oh! Eh? Ma dove ha messo Destin comune? Proviamo ancora a guardare. Salve, benvenuti a E questo cos'è? La trasmissione dedicata agli strumenti più ingegnosi. Oggi parleremo della Lume in Polvere. È qui con noi Watchy, il piccolo Watchog. Allora, Watchy, sai cosa serve la Lume in Polvere? Secondo te? Incredibile, lo sa! Bene, lasciate comunque che vi spieghi di che si tratta. Se un Pokémon ha la Lume in Polvere, la precisione del nemico scende al 90%. Tra l'altro, anche il distraroma ha lo stesso effetto. Bene, Watchy, fatti sotto! Ah, accidenti! Cos'è questa luce accecante? Continuiamo a guardare ancora, vediamo. Salve, Minna! È il momento di canto! Eh? Che cazzo è questo? Ecco la frase di questa settimana. È stato un piacere incontrarti. Questa frase è utilissima al momento di separarsi dalla persona che abbiamo incontrato per la prima volta. In questi casi io dico così. Shiriaete yokatta! Shiriaete yokatta! Che cosa vuol dire? Cos'è il giapponese? Accompagnata da un inchino è ancora meglio. E per oggi è tutto. Yane! Questa parlava mix italiano, mix giapponese. Un'ultima volta, guardiamo un'ultima cosa e poi basta. Vediamo, benvenuto al consueto appuntamento con PokéSport Live. Oggi i sfidati si cimenteranno in uno sport tradizionale che prevede l'uso di Gogenrola. Il Gogenrola Mooning. Ma povero Gogenrola, ti prende i lanci. Le regole sono semplici, i giocatori devono lanciare e far contornare Gogenrola contro 10 birilli e vince chi riesce ad abbatterne di più. Tuttavia, a seconda del Gogenrola lanciato, c'è la possibilità che si verifichi un'esplosione. I temerari concorrenti che partecipano a questa sfida sono niente meno che Guaccio che Throw. Entrambi esperti di Gogenrola, Bullying. Ok, Throw, mi ricordo chi è Guaccio, che non mi ricordo che Pokémon sia. Bene, io intanto mi posiziono molto, molto lontano da qui. E. Uah! Ha lanciato le piove su Gogenrola con tutta la sua forza e ha causato una pazzesca esplosione! Uah! Anche Gogenrola ha lanciato la Watcher che esplode! Che sfida esplosiva! Io me la do a gambe!
E però c'è tutto in diretta dalla pistola attaccata di piacevento. Ok, basta, abbiamo finito. Abbiamo guardato abbastanza di programmi televisivi. Qui non mi posso sedere. Qui il tizio non dice altro. E direi che possiamo fermare anche l'episodio qui dopo esserci guardati per 5 minuti la televisione.